Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Tutto quello che è successo nel corso dell'appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini, andato in onda giovedì 3 marzo 2022. Rebecca Magni ha pubblicato su 4 marzo 2022. Il Grande Fratello VIP 6 è tornato con la 46esima puntata, a distanza di poco più di una settimana dalla finale. I primi minuti Alfonso Signorini ha deciso di chiudere ufficialmente il televoto e al pubblico ha anticipato una seconda eliminazione. La prima a salvarsi è stata Miriana Trevisan e subito dopo Sofico De Goni ha avuto modo di confrontarsi con Alessandro Basciano sulla passerella. Il confronto tra i due è andato abbastanza bene, ma è stato chiaro a tutti che nascondeva qualcosa su Fabrizio Corona. Pare che Basciano non possa ancora rivelare a Sofì cosa starebbe accadendo fuori. La puntata è andata avanti con le sorelle Selassie. Clarissa dallo studio ha incoraggiato Jessica e Lulu a calmarsi e a venirsi incontro. Non solo, sono andate in onda le clip che hanno visto Lucrezia litigare animatamente con Baru e successivamente di nuovo con Jessica. Tutti hanno cercato di far capire alla principessa che dovrebbe mantenere la calma. Invece, si è poi acceso uno scontro tra lei e Davide Silvestri, durante il quale non se le sono mandate a dire. Successivamente il reality show ha riservato una sorpresa a Manila Nazzaro. Una delle sue migliori amiche, Valeria Graci, è approdata nel giardino della casa per abbracciarla a distanza. La comica si è commossa insieme alla Geffina e le ha dato qualche consiglio. Siparietto simpatico con Giuca Scasella, il quale si è lasciato provocare da Delia Duran in questi giorni. Per scoprire il risultato del televoto, è poi arrivato in studio insieme a Davide. L'eliminato della 46esima puntata del GF VIP 6 è Giucas con il 13%, Miriana 29%, Antonio 24%, Sofì 20%, Davide 14%. Ma per lui c'è stata una sorpresa, aveva il biglietto di ritorno. Casella è così tornato in gioco. C'è stata una grande festa per il ritorno di Giucas nella casa, preceduto da uno scherzo da parte dei suoi coinquilini e di Alfonso. Le risate hanno, subito dopo, fatto spazio al secondo televoto della serata. Tranne Lulu e Delia, già finaliste, i concorrenti hanno dato vita a una catena di salvataggio, iniziando da Antonio Medugno. Antonio ha salvato Soleil. Soleil ha salvato Davide. Davide ha salvato Giucas. Giucas ha salvato Baru. Baru ha salvato Jessica. Jessica ha salvato Miriana. Miriana ha salvato Manila. È rimasta fuori dalla catena Sofì, che a sua volta ha dovuto fare il nome di un altro suo coinquilino da sfidare al televoto, Davide. L'attore ha, invece, scelto di portare con loro Antonio. La serata è andata avanti con l'ingresso in studio di Alessandro Basciano, che ha avuto modo di confrontarsi di nuovo con Natalie Caldonazzo. Le loro versioni sono ancora contrastanti e, anche questa volta, non si è arrivati a una conclusione. Il pubblico ha scoperto il lato più sensibile di Delia Duran, che tracciando la linea della sua vita ha ripercorso i suoi primi anni d'età fino all'incontro con Alex Belli. Non è stata un'esistenza facile per la venezuelana, che con il tempo è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi. Il secondo televoto è stato chiuso quando la puntata stava per giungere al termine ed è stato eliminato Antonio Medugno con il 26% dei voti, Sofì 43%, Davide 31%. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.